Cassa Lombarda in questi ultimi mesi ha accelerato fortemente sull'innovazione tecnologica, finalizzando processi e adottando soluzioni che aveva già in parte in cantiere. Ci siamo mossi sia esternamente, lato clienti, che internamente, lato dipendenti, nell'ambito di un ampio processo di digital transformation. Prima di tutto abbiamo sfruttato strumenti già disponibili, ma non attivati, di video call, di videoconference, utili ad azzerare le distanze fisiche nel pieno rispetto delle normative di sicurezza. Strumenti che però, per quanto semplici, ci hanno consentito di tenere viva la relazione umana con la clientela, che per alcuni versi ne è uscita anche rafforzata. In parallelo abbiamo introdotto la firma digitale per modulistica e contrattualistica, automatizzato molti processi interni e ovviamente dotato tutti i nostri dipendenti di strumenti per, le attività di smart working. Nell'ambito del servizio di consulenza evoluta possiamo predisporre proposte di investimento altamente personalizzabili, basate su un tool di ottimizzazione sviluppato internamente in collaborazione con una software house su algoritmi di intelligenza artificiale adattabili alle esigenze dei clienti e guidati sempre dalla regia della nostra struttura di advisory. Il tutto è stato potenziato dallo sviluppo di un canale di web collaboration con i clienti che scaricherà a terra l'intero processo di raccomandazione ai fini MIFID e di generazione degli ordini. A breve lanceremo anche una nuova app e un nuovo sistema di home banking, anch'essi con ampie possibilità di personalizzazione. Come dicevo prima, tutto questo non sarebbe stato possibile se queste soluzioni non fossero già state pensate e la banca non avesse avuto la capacità di reagire così prontamente a un'evoluzione repentina. Sì, è vero, lo scorso settembre abbiamo definito e attivato la realizzazione di un'unica direzione commerciale che pone sotto la guida di un solo responsabile, entrato di recente nella nostra compagine, le attività di gestione e sviluppo dell'intera clientela della banca e ha accorpato le precedenti direzioni private banking, direzione sviluppo business e supporti e l'attività di marketing. La nuova direzione presenta al suo interno strutture e commission funzionali specifiche, del tutto nuove nella nostra organizzazione, che si aggiungono a quelle territoriali già presenti e che consentiranno l'ottimizzazione del nostro modello di servizio personalizzato sui diversi target di clientela, i family office, la clientela ultra high net, la clientela istituzionale, i clienti con spiccate attitudini imprenditoriali, il tutto in associazione ai servizi di wealth planning e di corporate advisory. Naturalmente, il perimetro dei servizi erogati resta completato dalla direzione wealth management, cioè la nostra fabbrica di competenze di asset management e di advisory, e dalla direzione corporate che da sempre sono al servizio dell'unico core business della nostra realtà, che è il private banking. Quindi questa evoluzione va nella direzione di rafforzare i nostri servizi, sottolineare che la nostra ragion d'essere è il private banking e confermare ancora di più la nostra identità di boutique di wealth management.